Eccoci qui, benvenuti al Net Coffee Book. Siamo alla quinta puntata. Oggi con noi è ospite Giacomo Andreoli, l'autore del libro Il Principe delle Stelle. Ciao Giacomo e benvenuto. Ciao Milena, ciao a tutti quelli che ci stanno sentendo. Eccoci, siamo all'inizio, ancora poche persone ci stanno guardando, quindi magari aspettiamo qualche altro secondo. Approfitto per dire già ai nostri ascoltatori se hanno voglia di conoscere meglio Giacomo, porgli qualche domanda, qualche curiosità sul libro, se l'avete letto, se volete conoscere meglio lo scrittore, potete scriverci sotto il link e il video della diretta e lui è qui, io leggerò le domande e lui potrà tranquillamente rispondervi. Allora, Giacomo, innanzitutto grazie per aver accettato questo invito in questo appuntamento pomeridiano che ormai sta diventando un piacevole caffè con gli amici, un po' è quello, no? Questi 20 minuti Grazie a te. cominciamo a ritagliarci in queste giornate. Allora, quello che sicuramente prima di tutto voglio presentare di te è la tua persona. Chi è Giacomo? Chi sei? Cosa fai nella vita? Dove vivi? Dici un po', raccontaci. Allora, io sono di Roma, ovviamente bloccato dall'inizio del lockdown come tutti nella mia casa in questi mesi. Nella vita sono un giornalista e uno studente. Ho scritto per alcuni anni per giornali locali di Roma, per un web magazine e poi ho frequentato e frequento ancora la scuola di giornalismo della LUMSA. Quindi un po' la Venendo però scrittura vicino a... già fa parte della tua vita, diciamo. Sì, assolutamente, sì, diciamo dalla fine del liceo è sempre stato l'aspetto caratterizzante un po' di quello che faccio. Per Bene, bene. avvicinarmi più al libro, sono un appassionato di lettura e da lì nasce, insomma, la passione per la scrittura. Ottimo. Senti, Giacomo, il libro si chiama Il Principe delle Stelle. Il libro che andiamo a presentare oggi. Già lo faccio vedere, poi parleremo anche della copertina e di tutto quanto. Chi è il Principe delle Stelle? Perché questo titolo? Allora, il titolo è il titolo di una serie televisiva di fantascienza degli anni Ottanta. In realtà io ho scoperto questa serie quasi per caso, diversi anni fa, andando su YouTube, siccome sono un appassionato di fantascienza e di fantasy, cercavo qualche serie da vedere un po' più meno mainstream, diciamo, delle classiche. Ok. Ho trovato questa serie che mi ha particolarmente affascinato. In realtà questa non è una serie che è andata particolarmente bene, cioè addirittura è Fatto stata proprio un sospesa. ciclo, diciamo. No, no, assolutamente, infatti, è stata addirittura sospesa dopo una stagione. Però io sono rimasto impressionato dal protagonista, che è interpretato da Peter Barton, che in italiano è il Principe delle Stelle, in realtà è Matthew Starr nella versione americana. E mi sembrava molto affascinante. Ho detto, io lo voglio rendere, diciamo, protagonista, elemento di una mia storia, e da là è cominciato tutto. Quasi sfidato, insomma, hai preso spunto da una serie e hai sfidato te stesso nella scrittura, diciamo. Ma chi sono i protagonisti di questo libro? Parliamo un po' di Matteo e nome comune che tu riesci a mettere al fianco del presidente degli Stati Uniti, quasi un po' due pesi, due misure. Come mai questo accostamento e chi sono? Allora, innanzitutto Matteo, come detto, ha un nome comune perché è un ragazzo apparentemente comune, normale, diciamo. È un ragazzo un po' secchione, un adolescente di 16 anni, ma in realtà ha delle caratteristiche molto particolari. All'inizio queste caratteristiche sono una certa disillusione nei confronti del mondo, della realtà, un certo pessimismo, da cui in realtà però dopo verrà qualcos'altro. Ora non voglio dire Ma niente non perché sennò diciamo troppo, faccio infatti. spoiler, Oggi mi ha assolutamente. incuriosire. No, non ci sarà poi nessuno spoiler. E il presidente degli Stati Uniti è un personaggio che mi ha divertito tantissimo e si capisce benissimo dalle prime pagine del libro. Questo non penso sia uno spoiler, che si tratta di Obama, perché insomma è abbastanza evidente dal romanzo, anche se in realtà non lo chiamo mai per nome perché mi piace lasciare questo alone di mistero, tra virgolette. E in realtà sembra che non abbiano niente in comune. Il romanzo si apre con questi due personaggi, uno a Roma, Matteo, uno appunto alla Casa Bianca, e il lettore potrebbe pensare: ma che cosa hanno da spartirsi? In realtà quello che hanno in comune è proprio questo atteggiamento, questa sorta di disillusione, da cui però invece dovranno tirar fuori il coraggio, dovranno tirar fuori, secondo me, anche una sorta di visione. Perché ci sarà un evento che sarà un'invasione aliena che sconvolgerà totalmente le loro esistenze, come tutte quelle
degli esseri viventi sulla Terra e quindi bisognerà cambiare per loro. Quindi un po' il trait d'union tra queste due figure è appunto il coraggio. Tu lo hai nominato in questo modo, questo valore che magari una persona comune può aver simile ad una persona che magari noi vediamo sempre negli schermi, quindi magari la immaginiamo lontana da noi, mentre nel libro riesci quasi a renderle vicine, e questa è la bellezza di questo confronto. Senti, per presentare meglio i personaggi, vorrei che ascoltassimo una parte del tuo libro, ma non saremo noi a leggerla, ma un'amica che ha preparato per noi dei video, una tua carissima amica, si chiama Melania Fiore, per alcuni sicuramente non sarà un nome comune, ma è un'attrice, drammaturga e pianista. Melania Fiore è allieva del maestro Mario Scaccia, con cui ha studiato e lavorato per circa 10 anni. Scrive, dirige e interpreta molti testi per il teatro, tra cui L'amore in guerra, vincitore del prestigioso premio Calcante nel 2014. E nel 2012 viene scelta da Paolo Sorrentino per il ruolo del suo film La grande bellezza, vincitore del premio Oscar. Parallelamente docente di teatro, comunicazione, edizione nelle scuole e privatamente. E tu penso l'abbia conosciuta proprio perché è una tua maestra, giusto? Esatto, al Allora, liceo. vorrei lasciare a lei la parola per appunto leggerci una parte del libro. Invito i nostri ascoltatori, nel caso in cui non si dovesse sentire il video, a segnalarcelo in modo tale che lo leggiamo noi. Ciao a tutti, sono davvero felice di essere qui. Giacomo è stato uno dei miei migliori allievi del corso di teatro e sono davvero, davvero orgogliosa di essere qui a leggere alcuni brani tratti dal suo romanzo. Grazie e complimenti, Giacomo. Matteo cominciò ad avvertire una sorta di pesantezza. Era stanco. Che ore sono? Chiese distinto. La madre controllò l'orologio e si rese conto di quanto fosse tardi. Gli venne da ridere. Non era stata proprio l'oretta che avevano programmato. È tardi. Torniamo a casa, si limitò a dire. Il resto della famiglia si sarebbe preoccupata. Così ripercorsero i loro passi. Stavano procedendo spediti quando il ragazzo, girando con gli occhi a destra e a manca, si imbatté per caso in una giovane coppia. Lui la stava guardando, ma lei aveva rivolto lo sguardo al cielo. Amore, guarda che bella stella! Distinto anche Matteo osservò il cielo. Poi quella stella lo colpì. Era un astro singolare, animato da un bagliore fuori dal comune. Spiccava decisamente sullo sfondo tenue delle altre. Rimase incantato, interrompendo la processione delle gambe per ammirare meglio l'oggetto del suo interesse. E non seppe il perché, ma in quel momento fu colto da una scossa lungo la schiena. Un attimo dopo si trasformò in una vibrazione diffusa. La stella, all'improvviso, si era dilatata. E il lampo che emetteva era cresciuto esponenzialmente. Ora aveva dimensioni impressionanti e si avvicinava a terra. Matteo spalancò le palpebre e le fauci. Non era una stella. Allora, ecco questo primo pezzo. Cosa ci dici, Giacomo, di questa lettura? Innanzitutto fammi ringraziare Melania, che è stata Assolutamente carinissima, sì. veramente, veramente super gentile. Per me è un onore che abbia letto dei brani del mio romanzo. Tra l'altro, invito le persone a seguirla sui social, andare a vedere tutto quello che fa, anche i corsi che organizza, perché è bravissima. Mi fa piacere in particolare che abbia detto che sono uno dei suoi migliori allievi, anche se non è vero, però comunque, grazie mille per quello che ha detto. Venendo al brano, allora, innanzitutto, quando mi hai detto che bisognava leggere dei brani, sono stato molto in difficoltà perché non volevo che ci fossero delle anticipazioni in questi brani.
Alla fine ho scelto due brani, questo appunto è il primo, perché qui in particolare, a parte che mi sembra particolarmente interessante, credo, no? Perché lascia un po' di suspense nel lettore, e perché poi è una delle prime pagine del romanzo in cui emerge la figura di Matteo. Matteo che si rivolge al cielo e guarda questa stella, che in realtà non è una stella, e in realtà questa è anche la copertina del romanzo. Infatti, anticipiamo, allora... Parliamo un po' di questa copertina. Tu l'hai fortemente voluta, l'abbiamo sistemata, l'abbiamo con il grafico editata, rieditata, anche nelle minuzie, no? Calibrando bene tu ogni cosa. Spiegaci un po' perché, forse non so se si vede bene la telecamera, se riesce a vedere bene. Qui c'è, è molto scura, quindi probabilmente con il riflesso della luce, ecco, forse così si vede meglio. Raccontatela un po'. Allora, innanzitutto vi ho fatto una testa così, diciamo, questa copertina, perché la volevo esattamente come ce l'avevo in testa, perché in realtà io quando ho cominciato a scrivere questo romanzo diversi anni fa, avevo subito in mente come volevo la copertina, cioè ci tenevo molto che venisse così. L'idea che avevo in testa era di un ragazzo, appunto si vede la sagoma, anche se c'è poca luce, magari non si è vista bene, però c'è la sagoma di un ragazzo che tende la mano verso le stelle. Mi sembra abbastanza chiaro il riferimento, insomma, al titolo, il principe delle stelle, con questo cielo stellato, però la cosa che volevo rendere, credo che la copertina lo renda bene, ringrazio tantissimo il vostro grafico, è questa tensione che c'è tra il ragazzo e la stella, cioè questa mano che si avvicina verso la stella, che vuole raggiungerla, ma che non riesce ovviamente a catturare questa stella. Ma questo ragazzo è Matteo? Possiamo dirlo o no? Sì, lo diciamo tranquillamente, senza problemi. Sì, sì, è lui. E mi piaceva anche dare l'idea di un cielo stellato enorme che ricopre il personaggio, il protagonista, quasi a simboleggiare l'universo che di fronte all'essere umano è molto più grande, è maestoso, e l'essere umano non è nulla, però cerca di avvicinarsi a questa grandezza. È vero, Giacomo, mi dai lo spunto anche per una prossima domanda, perché questo tendere del personaggio principale verso la stella è quasi un tendere, un andare oltre, un andare avanti, un non fermarsi, un cercare di sconfinare quel confine, quel limite che magari l'essere umano si prefigge o ha in realtà per sua natura. Ma il libro quanto ha di elemento fantascientifico, se possiamo dargli questa etichetta, se vuoi dargli questa etichetta, e quanto ha di reale? Innanzitutto mi piace dire che è un racconto di fantascienza, però un po' sui generis, almeno questa è la mia intenzione, poi spero che venga colta, diciamo, da chi lo legge, perché rispetto ad altre storie di fantascienza ho cercato di mettere in risalto l'elemento più crudo, più realistico. È chiaro che poi mi piace che emerga, perché non sempre nei racconti di questo genere gli autori danno priorità a questo aspetto, cioè a comunque ricercare all'interno di un elemento fantascientifico un elemento reale nel quale il lettore comunque va ad immedesimarsi, va a riscoprire un proprio contesto. Certo. Invece tu hai voluto fortemente che ci fosse e si evince in tutte le pagine, giusto? Sì, io in realtà mi sono ispirato un po' alla Guerra dei Mondi, che secondo me è un capolavoro totale della fantascienza, in cui c'è proprio questo elemento, è uno forse dei pochi tra i vari racconti, i vari film di fantascienza, in cui c'è l'elemento realistico e crudo che emerge in maniera molto forte. In realtà l'inizio è molto realistico il romanzo, non vado oltre, ripeto, per non dare anticipazioni, però c'è queste prime pagine in cui c'è il protagonista Matteo, il presidente degli Stati Uniti, e c'è anche la figura del Papa, non ho scelto una a caso, diciamo, e all'inizio viene descritta un po' la loro situazione, quindi scenari molto diversi tra loro, c'è lo scenario della politica internazionale, c'è lo scenario della fede e c'è lo scenario invece comune delle persone normali in una Roma che vive tranquillamente e che all'improvviso viene sconvolta da eventi che nessuno si aspetta. E permettimi di dire che mi sono particolarmente divertito a raccontare del presidente degli Stati Uniti, perché ovviamente immaginare una figura così all'interno di un romanzo che si lontanissima rispetto a noi, che all'interno di un romanzo che si svolge a Roma, diciamo che è una cosa che mi ha divertito particolarmente.
In particolare mi ha sempre affascinato del personaggio di Obama, da cui ho detto, insomma, che ho preso ispirazione, il fatto che lui sia stato votato dal popolo americano con una grande spinta di cambiamento e che però non sia riuscito a portare avanti tutto quello che voleva portare avanti. Questa tensione, ho detto, io ce la voglio mettere, ci voglio mettere il lato psicologico, ovviamente inventando, forzando, però penso sia il bello della narrativa. Assolutamente sì, è lo strumento che ha lo scrittore per poter narrare e creare proprio una storia. Senti, ad un certo punto intervengono degli alieni, l'hai pure annunciato tu, questi alieni che vanno ad attaccare la Terra. Mentre pensavo alla nostra chiacchierata di oggi, mi è venuto in mente di poter fare una sorta di similitudine anche per attualizzare questo libro, paragonando un po' agli alieni il coronavirus, un qualcosa che ci sta attaccando. E Matteo reagisce in un certo modo, cioè nel libro i protagonisti reagiscono a questo attacco in un certo modo. Pensi che questo possa essere un paragone attuabile? Pensi che lo strumento del libro, in generale, non nel tuo caso, possa essere anche, motivo e momento di studio della realtà? Quanto puoi farti influenzare da questo, secondo te? Guarda, in realtà sì, e ci ho pensato negli ultimi mesi, riguardando un po' il libro e vedendo quello che succedeva, in particolare vedendo le immagini di Roma deserta, mi è venuto in mente, ora non è per autocitarmi, diciamo, però mi è venuto in mente qualcosa che avevo scritto nel romanzo, qualche scenario, che secondo me contemporaneamente fa sia paura, perché vedere Roma vuota così, deserta, senza nessuno, fa impressione, però da un certo punto di vista è anche terribilmente affascinante, perché questa Roma deserta diventa il luogo dove tutto viene messo in evidenza, dove l'arte è al centro, dove non c'è più nessuno, dove non c'è più lo sfondo, c'è soltanto il protagonista, che è appunto l'arte, i monumenti di Roma. Questo è un momento in realtà che ha molto di fantascientifico. Non so se le persone che ci seguono hanno visto il film Contagion, ma è un film che praticamente sembra rispecchiare la realtà, cioè c'è un'epidemia che addirittura lì è chiamata con una sigla molto simile a quella che stiamo vivendo, cioè MEV1, qui è Covid-19, e veramente fa paura, è Paura. spaventosa la L'hanno dato in TV similitudine. qualche giorno fa, se non erro, giusto? Sì, L'hanno esatto, dato in sì. televisione qualche giorno fa, è vero, Sì. è verissimo. Quindi diciamo c'è l'elemento un po', tra virgolette, di desolazione, anche se non si tratta qui in questo caso di una guerra assolutamente, di una devastazione così grande. Però questa desolazione c'è un po' in comune, e quindi è un momento abbastanza particolare questo. Infatti, una nostra ascoltatrice ha appena detto sì, è verissimo, proprio a dimostrare che a volte quello che scriviamo e che è frutto della nostra fantasia un po' deriva da quello che c'è intorno a noi, della nostra realtà. Pertanto, probabilmente nel tuo libro qualche emozione potrebbe rievocare questo momento. E non ti nascondo che quando l'ho letto e l'ho ripensato in questi giorni per questo nostro appuntamento, mi è venuto questo parallelismo, però ho anche immaginato come noi possiamo trarre un beneficio dai libri. Credo che la lettura possa essere uno strumento, oltre che passatemi, diciamo, la frase fatta, che ci salva la vita, nel senso che ci crea dei viaggi mentali che in altri modi non potremmo fare, però a volte nei personaggi dei libri, come in questo caso, potremmo trovare quella scintilla di coraggio che ci serve per affrontare la giornata del reale. Può succedere con il tuo libro, può succedere con i grandi della letteratura italiana e straniera, però è questo quello che io credo fortemente faccia un libro. Senza andare troppo per retorica, torniamo a noi e torniamo al tuo libro. Allora, tu è un libro di una mole non indifferente, come potete vedere, carissimi amici, ci metterete un bel po' per leggerlo, a meno che non vi appassioni e vi isolate per 2 o 3 giorni. Quanto tempo ci hai messo per scriverlo? Cosa hai provato scrivendolo? E quando l'hai terminato, se l'hai riletto e ti è piaciuto, l'hai stravolto tutto? Cioè, qual è stata la vicissitudine di scrittore? Guarda, in realtà ho avuto una storia abbastanza travagliata, perché ho cominciato diversi anni fa a scriverlo,
E all'inizio l'ho scritto senza nessuna pretesa in particolare, cioè mi sono immaginato semplicemente una volta prima di andare a dormire uno spezzone come fosse un film, e da lì ho detto io lo voglio buttare giù, ma all'inizio non pensavo che poi diventasse un libro, non avevo minimamente idea insomma di cosa sarebbe diventato, solo che ho cominciato a scriverlo e poi non ne ho fatto più a meno, ho continuato, sono andato avanti nella storia e c'è stato tutto un primo periodo in cui ho buttato giù la trama. Poi ci sono tornato per renderla più compatta, più coesa e per dargli, diciamo, un po' più di senso, più di spessore, anche se In posso più o dirlo. meno quanto tempo ci hai messo? Sono stati veramente tanti anni, non sono stati di fila, cioè ho cominciato circa 10 anni fa addirittura la prima volta. Poi dopo ovviamente ci sono stati periodi in cui mi sono fermato, ci sono tornato dopo tanto tempo, in particolare ci sono tornato 2 anni fa quando insomma l'ho scritto nella versione che trovate adesso, che è una versione un po' più adulta, tra virgolette, anche se ho solo 25 anni, però rispetto a quella che era prima. È stata proprio una gestazione quasi, bella lunga, Sì, diciamo. sì. Senti, il libro lo dividi in realtà in parti e ogni parte viene introdotta da una riflessione. Perché questa scelta e cosa rappresenta per te quello spazio che ti sei ritagliato di questa riflessione? Allora, innanzitutto ho pensato di dividerlo in parti perché essendo molto lungo, magari insomma la lettura può essere Aiuta la lettura. facilitata. Sì, può essere facilitata da questo. E poi volevo che ogni parte fosse anche una storia in sé. Cioè c'è un filo conduttore che è in tutto il libro, ovviamente, una storia che prosegue, però ogni parte ha anche una sua conclusione, una sua piccola conclusione. E mi piaceva mettere queste riflessioni che in realtà io ho scritto non mentre scrivevo il libro, ma prima. Le ho scritte prima e poi dopo le ho inserite all'interno del libro, prima Quindi delle sapevo varie neanche parti. io, eh. Questa è una novità anche per me. Questa Bello, questa è almeno una per me. sorpresa. Quindi ti hanno E fatto allora sì. proprio un novaccio quasi, nel senso Sì, che hanno fatto esatto. un indice Sì. iniziale che poi hai sviluppato nelle varie parti. Bello. Sì, che in realtà io non avevo in testa neanche dove metterle per bene, poi piano piano mi è venuto in mente e sono delle piccole riflessioni su dei temi anche abbastanza grandi, su dei temoni, diciamo, che provo con estrema umiltà ad affrontare, che sono l'universo, l'umanità, il destino e la vita, quindi quattro mega parole, che però secondo me stanno bene all'interno delle varie parti, perché magari il lettore quando le legge all'inizio non capisce. Perché poi la storia è comunque una storia di avventura, è una storia di combattimenti, non è prettamente di riflessione, però secondo me lì dentro c'è la morale di ogni parte. Guarda, è arrivata in questo momento una curiosità di una lettrice, quindi te la leggo perché poi magari i commenti li leggiamo tutti alla fine, però se ci sono domande, appunto l'ho detto all'inizio, potete farle così nell'arco dell'intervista l'autore risponderà. Maria Antonietta ti chiede perché ti appassiona il fantasy nella scrittura? Cioè, scrivendo appunto, perché scegli il fantasy e non un altro genere letterario? Innanzitutto perché sono sempre stato appassionato di fantasy e fantascienza, mi mangiavo praticamente i libri, vedevo tutti i film quando ero insomma bambino e adolescente e continuo anche adesso. Mi piace più che fantasy la fantascienza, perché credo sia un po' diverso, comunque più o meno l'atmosfera è quella. Mi piace che la fantascienza mandi al limite, diciamo, le possibilità dell'essere umano, ma secondo me in quel limite si vede veramente chi sono le persone ed emerge il coraggio, emerge la visione, emerge la speranza, cioè volevo portare all'estrema forza, all'estremo vigore questi sentimenti, questi atteggiamenti. E secondo me la scrittura fantascientifica aiuta. Assolutamente sì, e hai perfettamente ragione. Mi viene da chiederti un fuori programma, te l'ho detto che ti avrei fatto qualche domanda sorpresa, ma secondo te la scrittura di questo genere letterario in particolare è più complessa di una scrittura, di una storia, di un romanzo, di una storia che ha un inizio e una fine e racconta e basta delle vicende? Pensi che tu hai avuto una difficoltà in più rispetto ad un altro genere letterario? Guarda, sinceramente penso di no, nel senso che ogni volta che si scrive una storia è difficile,
è difficile far venire tutti i nodi al pettine man mano che si va avanti, è difficile non perdersi, perché a volte uno vorrebbe magari divagare su certi temi, mentre deve tenere anche la barra dritta per far capire bene le cose al lettore. C'è un aspetto particolare sicuramente della fantascienza che non c'è in altri generi, cioè quello di doversi immaginare qualcosa che non esiste con delle caratteristiche arrivare, esatto, nel senso che lo scrittore di questo genere letterario comunque ha in più rispetto allo scrittore di un romanzo normale la fantasia, la creatività, appunto dovendoti riferire a un qualcosa che non esiste. Sì, e poi la cosa difficile è mantenere delle caratteristiche che facciano sì che tutta la storia sia coerente, perché è vero che si viaggia con la fantasia, però essendo fantascienza più che fantasy, si devono mantenere degli elementi coerenti, anche simil scientifici, non dico scientifici perché è un parolone, però insomma ho provato a fare questa cosa anche facendomi aiutare da qualcuno che ne sapeva un po' di più, sperando di esserci riuscito, perché non è facile. Più che altro per mantenere quel principio di veridicità che la fantascienza deve mantenere. Senti, leggo una frase tratta da una recensione che ho trovato sul web sul nostro libro, di una appunto lettrice che ha comprato il libro su IBS e dice: storia che potrebbe essere usata per il prossimo film di Tom Cruise. Cioè, Giacomo, allora, è il momento che dobbiamo cambiare regime, diciamoci un po', immagineresti il tuo libro fatto film, poi con Tom Cruise non lo so, però già poter pensare che il tuo libro diventi una sceneggiatura di un film? Guarda, innanzitutto quando ho letto questo commento, prima mi ha fatto un po' sorridere, diciamo, poi sono rimasto molto contento perché era simpatico, insomma mi ha fatto molto, molto piacere. Ovviamente mi piacerebbe, lo vedo un po' difficile come cosa che possa diventare un film, ma mi piacerebbe. La cosa particolare è che c'è un aneddoto in questo, perché il protagonista della serie televisiva Il Principe delle Stelle, l'attore che fa il Matthew Starr, appunto il protagonista, è Peter Burton, ma in realtà in questa serie degli anni 80 il protagonista doveva essere Tom Cruise. Ora io non credo che lo sapesse chi ha scritto il commento, però c'è questo elemento insomma divertente. Tra l'altro la produzione scartò Tom Cruise perché riteneva Peter Burton un attore che potesse diventare la nuova stella di Hollywood, mentre è stato totalmente il contrario, quindi hanno preso una cartonata. In realtà c'è un filo quasi. Sì c'è, io non so se lo sapesse, ma c'è questo filo conduttore. Questo filo non si sa mai. È arrivata una nuova domanda da una lettrice, si chiama Alessia. Sto leggendo il libro, sono circa a metà, tuttavia sono incuriosita dal personaggio di Valentina. Guarda, mi stai anticipando la domanda. Cosa lo ha ispirato? Subirà nel corso della storia un'evoluzione? Una delle mie domande era proprio di raccontarci questo personaggio di Valentina, anche un po' per dar luogo alla figura della donna all'interno del libro. Che ruolo ha? Allora, in realtà all'inizio i personaggi femminili sembrerebbero non avere un ruolo così importante all'interno della storia, mentre emergono man mano che si va avanti. Per il personaggio di Valentina, a cui tengo veramente tanto, insieme al protagonista, sono i due personaggi a cui tengo di più, mi sono ispirato in realtà a una serie di ragazze che conosco, di persone quindi che ho visto. In particolare ho tentato di mettere dentro questo personaggio i loro atteggiamenti migliori, che emergono in Valentina nel corso della storia. C'è un'evoluzione, ripeto, non dico i dettagli per non dare spoiler, c'è però una forte evoluzione, perché all'inizio questo personaggio è un personaggio che sembra debole, mentre man mano succederà qualcosa che lo cambierà. I personaggi femminili all'interno di questa storia sono fondamentali, nonostante appunto all'inizio non appaiono, perché sono i personaggi che invece rendono, come dire, fanno le cose decisive, fanno in modo che la trama abbia una svolta all'interno insomma delle varie pagine. E in realtà ci stavo pensando negli ultimi giorni e mi è venuto in mente che potrebbe essere quasi una metafora della società in cui viviamo e anche della nostra storia, che purtroppo è una società che è ancora maschilista, io lo penso molto, molto sinceramente, dove però le donne, nonostante spesso non emergano, sono quelle che fanno la differenza. Ora, non voglio dire che appunto ci sia questa grossa metafora nel romanzo, però anche nel romanzo avviene questa cosa qui, cioè sembra che le donne non siano così importanti, mentre in realtà sono decisive, sono quelle che cambiano.
mi sento di darti un grazie dal genere, da tutto il genere femminile a questo punto, dai. Senti, per poter introdurre il prossimo brano che ci legge appunto Melania, mi piacerebbe chiederti che ruolo ha, l'abbiamo citata prima, l'abbiamo citata più volte, che ruolo ha Roma all'interno del romanzo? La città eterna, la città incantata, Roma. Perché Roma e che appunto che ruolo ha nelle pagine del tuo libro? Beh, intanto essendoci nato, avendo vissuto sempre qui, per me è la città più bella del mondo, ma diciamo che sono di parte nel dire questa cosa. E sì, sicuramente è molto importante Roma. Tra l'altro, immaginando questa Roma post-apocalittica nel romanzo mi faceva anche un po' male, perché cioè, mi affascinava, ma mi dava anche un po' fastidio contemporaneamente. Mi piacerebbe che questo sia il sentimento un po' che anche magari i lettori possono provare leggendolo. Quello che mi affascina di questa città è che è una città maestosa, che è una città resistente, cioè una città che nella sua storia è stata ai vertici del mondo, poi è caduta in maniera anche molto, molto importante, poi ha avuto tutta una storia travagliata, ma nonostante questo ha sempre resistito all'incuria di chi o l'ha invasa o chi l'ha mal governata. E questa è una storia che continua anche oggi, purtroppo. E questo aspetto, quello che ci racconti, no? Emerge sempre questo elemento del coraggio, della resistenza, del farsi forza. Lo hai raccontato prima nei personaggi, lo stai raccontando ora per il luogo, l'hai raccontato un po' anche per te stesso. E mi piace trovare questo, in questa intervista, questo filo conduttore che ci sta accompagnando. Che dici? Ascoltiamo Melania intanto? Certo. Il colonnello sbirciava fuori dal finestrino, senza pietà. La strada correva rapida e nel frattempo il fotogramma che aveva invaso il suo campo visivo non molto tempo prima continuava a ripresentarsi, ossessionato. Una costruzione millenaria, un monumento simbolico, affascinante ed eterno, ridotto ora a macerie fumante, desolante specchio di una Roma o forse di un mondo intero senza più identità. Era il Colosseo, la famosa arena dei gladiatori, una delle sette meraviglie del mondo antico e moderno. Chiunque, in qualsiasi parte della terra, ne conosceva la bellezza e la possanza. Ora, al posto del classico aspetto fiero, con l'anello esterno che svettava verso l'alto e l'interno mastodontico, c'erano i contorni di un rottame agonizzante. Le mura perimetrali erano franate verso l'interno, oscurandone le proporzioni, e il pavimento lastricato intorno era stato violentato dalle bombe nemiche. Il tutto, racchiuso in un cielo grigio e intransigente, restituiva l'idea della desolazione assoluta. Eppure qualcosa in quel relitto morente sapeva ancora di resistenza, di forza vitale. La fine non era ancora arrivata. Ebbene, anche Melania ci parla di questa resistenza, no? Ha letto proprio questo pezzo in cui quello che ci torna è questo elemento, la resistenza, il resistere, l'andare avanti, il continuare nonostante tutto. E, guarda, erano tante le cose che dovevamo dirci e che abbiamo lasciato forse in sospeso qualcosa, però mi piacerebbe concludere, prima di leggere appunto i commenti dei nostri ascoltatori, chiedendoti Che ruolo ha anche la fede all'interno del libro? Guarda, un ruolo abbastanza centrale. In realtà io non ci avevo pensato prima. Dopo aver letto una recensione che è uscita del romanzo lo scorso ottobre di Ginetta Saccavino, che ci tengo a citare perché mi ha fatto molto piacere leggere la sua recensione, diceva amica. Sì. Diceva appunto di questo elemento della fede. C'è la religione nel romanzo, c'è in quelle piccole parti in cui si fanno delle riflessioni, perché arrivati insomma in una situazione così post-apocalittica i personaggi si chiedono: ma com'è possibile che Dio ha permesso che accadesse questo? Ma secondo me c'è anche in un altro senso, cioè la fede nell'altro, la fede nel diverso, l'affidarsi come possibilità di resistere. Secondo me è questo l'aspetto più importante della fede nel romanzo, più che la divinità.
Bello, molto bello e ti ringrazio. Allora, leggiamo un po' qualche commento dei nostri ascoltatori. Vado in ordine, non me ne vogliate. Assunta dice: la fantasia, la qualità migliore che abbiamo, la utilizzi nel migliore dei modi. Trump, visto da un'ottica, voleva dire forse Obama, visto da un'ottica diversa. Bravo. Pierpaolo ci dice: è bello vedere un autore giovane, duttile e pieno di entusiasmo. Patriota italiano ed europeo, come lui stesso si definisce, una penna prestata dal giornalismo che, in un genere fantasy troppo spesso inflazionato, riesce a mantenere piena originalità e a tenere alta l'attenzione del lettore. Minuziose le descrizioni, infatti non ne abbiamo molto parlato, ma anche loro le descrizioni hanno un ruolo importante in una lotta per preservare l'umanità da un terribile nemico che, come mai come in questo momento, risuona attuale e familiare, appunto come abbiamo detto, come tutti noi i personaggi impareranno a trovare. Poi abbiamo le domande, le abbiamo lette. Abbiamo Gabriele che dice: l'importante è che la sceneggiatura la fanno scrivere a Giacomo, se no rovinano l'essenza del libro. Beh, effettivamente potrebbe essere anche scrittore della sceneggiatura. Il nostro amico Gino Carlo Magno dice: è bello sentire in un giovane autore come Giacomo che riesce ad immaginare mondi fantascientifici e immagino che si augura possano essere anche migliori dei nostri. La fede nell'altro, da noi è la chiave dell'esistenza, dice Caterina. Stefania Poluzzi dice: Giacomo, un vero umanista. E Paola, il tuo prossimo. Ecco, ti fa un'ultima domanda, che era quella con la quale volevo salutare. Il tuo prossimo libro, sempre fantascienza? Allora, diciamo che io, come casa editrice, come editore, mi viene da chiederti, appunto, hai qualche novità in cantiere, qualcosa in mente? Stai lavorando a qualcosa? Allora, non vorrei, come dire, abbassare, diciamo, le aspettative. In realtà al momento io ho delle idee, ma non ho nulla di pronto, di realizzato, perché mi sto concentrando più sul lato giornalistico, su alcuni anche approfondimenti che sto facendo. Magari da lì nascerà qualcosa, insomma, nei prossimi tempi, io me lo auguro. Per quanto riguarda la scrittura di fantascienza, ci tengo a dire una cosa. Che io all'inizio avevo scritto questo romanzo principalmente per me, nel senso per raccontarmi una storia e per esprimermi. Nel momento in cui ho pubblicato questo romanzo, l'ho fatto per parlare con gli altri, per dialogare, per confrontarmi, anche un po' staccandomi, rendendomi un po' più freddo, tra virgolette, nel senso positivo del termine, rispetto all'opera. Siccome è uscita relativamente da poco, credo sia giusto aspettare che le persone mi diano un feedback, cioè mi dicano se gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto, quindi che ci sia prima un confronto e poi la preparazione di qualcos'altro. Benissimo, concludo leggendo il commento di Giulio che dice: complimenti al giovane autore, vorrei chiedergli quali sono i tuoi modelli letterari? Un po' l'abbiamo annunciato nell'intervista, nella mini intervista che abbiamo pubblicato questa mattina sui social. Noi ogni giorno presentiamo su Instagram e su Facebook i nostri autori, uno al giorno, scrivendo appunto di questa intervista, leggendovi delle citazioni del libro. E una appunto delle domande era: quali sono i tuoi modelli letterari? Cosa ti ispiri? Sicuramente mi ispiro un po' ai miei miti, diciamo, della fantascienza e del fantasy, che vanno da Asimov, Tolkien, anche Alicia Troisi, che è stata la prima, insomma, che mi ha fatto appassionare al genere fantasy quando ero adolescente, e per quanto riguarda i film, a Star Wars, che è il mio mito assoluto. Però in linea di massima cerco di prendere anche da altri generi, che penso sia il metodo migliore. Assolutamente sì. Allora, Giacomo, sono tante le domande che avrei ancora voluto farti. Magari diamo appuntamento ad una prossima volta per raccontarci. Io innanzitutto Certo. mi preme ringraziare Melania Fiore che ha prestato la sua voce e la sua immagine per la lettura dei due brani che abbiamo ascoltato. E ringrazio te, Giacomo, per essere stato ospite nel nostro NAP Coffee Book. Siamo alla quinta puntata. E ciao a tutti, buona serata. Grazie, ciao a tutti, grazie.